Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale di cucina. Oggi vedremo come preparare un pollo in umido con patate e peperoni. In una casseruola capiente versiamo un generoso giro d'olio e facciamo il soffritto con una bella cipolla tagliata grossolanamente. Dopo aver imbiondito la cipolla, rosoliamo il nostro pollo. Mentre lo rosoliamo, aggiungiamo un pizzico di sale e un pizzico di pepe e mescoliamo. Il pollo è ben rosolato quando è dorato su tutte le parti. Come potete vedere, il pollo a questo punto è rosolato bene. Lo andiamo a sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco secco. Quando il vino è evaporato, aggiungiamo due peperoni tagliati a pezzettoni e le lasciamo cuocere per 5 minuti. Dopodiché andiamo ad aggiungere 150 ml di polpa di pomodoro e mezzo bicchiere d'acqua. Portiamo in ebollizione e poi aggiungiamo due patate tagliate a pezzettoni. Copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere a fiamma bassa per 40-50 minuti, mescolando di tanto in tanto. E voilà, 50 minuti circa di cottura e il pollo è pronto per essere gustato. Buonissimo! Spero che farete questa ricetta e lascerete un commento positivo. Mettete un pollice in su, iscrivetevi al mio canale di cucina e condividete il video. E poi io vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao da Gianni!